Bene, oggi vi farò la recensione a uno dei libri di Stephen King che più mi è piaciuto, nel senso che di questo autore io ho letto anche altri libri, non li ho letti tutti. Avevo già recensito Pet Sematary e L'occhio del male, che li avevo trovati molto validi. E in realtà di lui ho letto innanzitutto Carrie, poi ho letto i racconti brevi, che sono anche quelli che mi sono piaciuti di meno di questo scrittore, e stavo leggendo anche La metà oscura, però ancora quello non l'ho finito. E devo dire che questo mi è piaciuto particolarmente, per vari motivi, innanzitutto anche per l'originalità della trama, perché comunque Stephen King va a riprendere il fenomeno poco noto, a meno che uno appunto non sia appassionato di criminologia, il fenomeno degli angeli della morte non è così famoso. Con angeli della morte noi intendiamo gli omicidi commessi in ambito sanitario, come appunto possono essere gli ospedali, da figure come medici, infermieri, ecco, solitamente con angeli della morte intendiamo proprio o dottori o infermiere, ecco, in genere sono le casistiche criminologiche più diffuse. E praticamente questo libro va proprio a riprendere la figura dell'angelo della morte, in questo caso di un'ex infermiera, Annie Wilkes, e praticamente ci mette dentro anche la tematica dell'ossessione bibliomane, ecco, usiamo un po' questo termine, cioè praticamente questa ex infermiera che comunque aveva all'attivo diversi omicidi, sia di persone anziane che di bambini negli ospedali in cui aveva lavorato anni prima, quando ha l'occasione praticamente sequestra lo scrittore, uno dei suoi scrittori preferiti, Paul Sheldon, che è colui che praticamente ha inventato la sua eroina preferita, Misery, che è appunto un po' questa serie di libri. Di romanzi rosa drammatici di cui Harvey Wilkes è parecchio fanatica, è una lettrice parecchio fanatica. E praticamente quando lei viene a sapere che, perché legge l'ultimo libro dello scrittore, viene a sapere che praticamente in quel libro lì Misery muore, praticamente non accetta questa cosa e si mette a fare tutta una serie di torture psicofisiche nei confronti dello scrittore Paul Sheldon, che è legato a letto. Ecco, è immobilizzato a letto e non può difendersi, non può difendersi perché durante l'incidente che lo aveva, aveva subito praticamente questo incidente d'auto, Annie Wilkes l'aveva praticamente sequestrato proprio perché lui era svenuto e non poteva neanche muoversi perché aveva subito una lesione alle gambe, l'aveva portato a casa sua e poi appunto l'aveva costretto a stare a letto sulla sedia a rotelle. Obbligandolo con queste torture psicofisiche veramente agghiaccianti a riscrivere il libro, a riscrivere il libro, a ridare vita a Misery. Quindi comunque questo libro ha anche una trama piuttosto interessante, non così già sfruttata da altri autori. Di questo libro c'è anche il film, però il film, per quanto bello, non è ai livelli del libro, nel senso che nel libro c'è molto più splatter. Ci sono molte più scene splatter, per dirvi nel libro c'è proprio la scena dell'amputazione del piede, mentre invece nel film, no, nel film si vede lei che con un martello gli spezza l'osso del piede, però si ferma lì, non si vede l'amputazione. Ci sono almeno un paio di scene splatter, adesso l'altra non ve la dico per non rovinarvi il piacere della lettura. Sono veramente impressionanti. E la personalità di Annie Wilkes è resa meglio nel libro, anche se nel film comunque cioè è un film comunque magistrale. Però rispetto al libro resta molto, è una versione un pochino più edulcorata, nel senso che, come detto, il film non è così splatter. E comunque, pur riprendendo diverse tematiche, comunque la personalità di Anne Wilkes è tratteggiata meglio nel libro. Quindi, in realtà, se leggete il libro dopo aver visto il film, ve ne renderete comunque conto. Ma anche in realtà, se leggete il libro e poi guardate il film, ve ne renderete subito conto che nel libro si è dato molto più spazio a queste tematiche, comunque alla parte splatter.
E poi anche a queste tematiche legate all'ossessione, di questa donna nei confronti di Misery, nei confronti anche dell'autore che l'ha creata, perché comunque lei è una sua fan. Quindi c'è proprio questo tema del fanatismo, che peraltro in realtà è una cosa reale, perché comunque, sono già successi casi di cronaca di ammiratori fanatici nei confronti magari di attori, attrici. Scrittori o comunque personaggi famosi che addirittura a volte si sono spinti fino all'omicidio, o comunque fino alla persecuzione, allo stalking. Mi viene ad esempio in mente un caso, ecco, se volessimo citare un caso legato comunque a uno scrittore, per dirvi, quando Conan Doyle, nei suoi libri, l'autore di Sherlock Holmes, ha fatto morire Sherlock Holmes, un sacco di suoi lettori fanatici si sono messi a protestare, cioè scrivevano lettere di tutti i tipi, minacce di tutti i tipi, tanto che la casa editrice ha praticamente obbligato lo scrittore a riscrivere nuovamente un'altra avventura con Sherlock Holmes. Proprio perché i fan della serie non accettavano che lo scrittore l'avesse ucciso. E questa è una tematica che comunque troviamo in questo libro, cioè l'ossessione fanatica degli ammiratori, di coloro che amano magari qualcosa, come può essere un film, un libro, una persona, e si spingono fino all'ossessione, che poi diventa sfocia nella violenza, perché comunque il comportamento di Anne Wilkes sfocia totalmente nella violenza psicofisica. Quindi c'è un po' questa tematica interessante. Devo dire che effettivamente, in un certo senso, quando Stephen King analizza questa questione del fanatismo dei lettori nei confronti di determinati personaggi dei libri, devo dire che un po' mi ci sono rivista, non perché io arriverei mai a fare le cose che fa Anne Wilkes nei confronti dello scrittore, ma perché, per dirvi, a volte mi è capitato, quando leggevo un libro, magari il finale non mi piaceva o ci restavo male per qualcosa. Allora, mi sono messa praticamente a riscriverlo, cioè l'ho fatto, devo dire, più per me e per il personaggio di fantasia che non per altri motivi. Ad esempio, mi era successo in un romanzo di Liala, che mi era piaciuto tantissimo, Di ricordi si muore, avevo fatto anche la recensione. Il problema è che quel libro lì finiva malissimo. E quando appunto io sono arrivata alla fine del romanzo, ho visto quella fine lì, che non me l'aspettavo minimamente, mi sono sentita, non dico arrabbiata, però molto molto dispiaciuta che effettivamente Liala avesse ideato quel finale. Allora cosa ho fatto? Praticamente l'ho riscritto. C'è un po' questa cosa, non lo so, particolare, non so se effettivamente magari succeda anche ad altra gente, magari lettori nella media, magari no, però magari lettori proprio di quelli, bibliomani proprio di quelli, come la sottoscritta, magari sì, perché effettivamente se leggi un libro ti affeziona ai personaggi, poi vedi che il finale è un po' deludente o comunque ti fa soffrire per qualcosa, magari ti viene anche la tentazione di riscriverlo secondo il tuo gusto. E effettivamente questa è una cosa che a me è successa, particolarmente per quel libro di Liala. Ricordo che il finale proprio è così tragico, non mi è andato proprio giù, e ad un certo punto mi sono messa praticamente a riscrivere. Ho riscritto praticamente tutto il finale, l'ho fatto finire col lieto fine, proprio perché ero affezionata al personaggio protagonista del romanzo, non accettavo che Liala l'avesse fatta morire a quel modo. Quindi praticamente ho riscritto io la storia, devo dire. E questa è una tematica un po' piuttosto interessante, perché comunque effettivamente un po' tutti siamo appassionati di qualcosa, quindi più o meno abbiamo un po' tutte le nostre adorazioni di questo o quel personaggio, di questo o quella tematica. Ed effettivamente è un romanzo che ci spinge anche a interrogarci un po' sul nostro livello di adorazione, che può sfociare nel fanatismo. Io effettivamente devo dire che sono piuttosto bibliomane, quindi per dirvi di autori come Shelley o Tarchetti, devo effettivamente ammettere che ho una specie di culto della personalità. E no, me ne rendo conto, non è che non me ne rendo conto, che effettivamente sono piuttosto, non dico fanatica, però comunque
sono piuttosto collezionista, ecco, parlando ad esempio di Shelley o di Tarchetti, devo dire che ho proprio il culto della personalità dello scrittore, quindi tendo molto a metterli sul piedistallo, come si suol dire. Quindi insomma è un romanzo che appunto dietro comunque alla storia, che comunque assume dei toni splatter, analizza anche questa tematica del, cioè porta il lettore a chiedersi se effettivamente di fronte magari a certe cose che ci piacciono siamo più o meno fanatici sotto questo punto di vista, che porta quindi anche a interrogarsi un po' sulla propria personalità. Quindi devo dire che veramente mi è piaciuto veramente tanto, l'ho letto praticamente in 2 giorni. Sono praticamente 344 pagine, se ricordo bene, sì. 344 pagine e praticamente le ho lette in 2 giorni, proprio perché mi ha preso talmente tanto che è un po' lo stesso effetto che mi ha fatto anche 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che praticamente l'ho finito in 3 giorni, cioè per dire. Quindi è un libro assolutamente consigliato, nel senso di Stephen King mi erano piaciuti anche gli altri, però questo mi è piaciuto molto di più, se devo essere sincera, mi è piaciuto molto di più, quindi se non l'avete mai letto vi consiglio di leggerlo e poi di andare anche a vedere il film. Anche se, ripeto, il film per quanto bello e magistrale è comunque una versione un pochino più edulcorata rispetto alla brutalità che troverete in certe scene di questo libro. Quindi niente, spero di avervi un po' incuriosito, ecco, magari un libro che avete già letto, se l'avete già letto fatemi sapere che ne pensate, se avete visto solo il film e magari volete leggerlo anche, fatemi un po' sapere cosa ne pensate, o comunque cosa ne pensate in generale di questo scrittore, Stephen King, che comunque ha fatto veramente tantissimi libri, poi probabilmente i più belli sono quelli degli anni 80, comunque quelli che l'hanno reso celebre. E comunque questo è un libro veramente consigliato, ecco, è proprio, diciamo, il libro migliore che ho letto in questo mese. Ecco, facciamo un po' questa classifica, se dovessi dire il libro migliore che ho letto in questo mese. Direi appunto questo come primo nome. Va bene, allora, sotto vi metterò magari gli stralci più belli appena riesco a trascriverli. Appena riesco a trascriverli, magari sotto vi metterò anche gli stralci più belli. E spero di avervi incuriosito, di avervi un po' incuriosito a sapere se effettivamente è un libro che leggerete, se volete leggerlo, magari l'avete già letto e non vi è piaciuto, ecco, se volete appunto parlarmene, farmi un po' sapere cosa ne pensate, io leggo volentieri le vostre opinioni. Va bene, concludo il video, sotto vi metto anche i riferimenti alle altre recensioni che avevo già fatto e ringrazio le persone che mi hanno ascoltato.